Buongiorno ragazzi, reduci da una vittoria in medal race. Intanto raccontateci questa regata un po' faticosa viste le condizioni del vento, totalmente differenti rispetto a ieri tra l'altro. Sicuramente abbiamo regattato con pochissimo vento e ci hanno spesso raccontato che quando si fanno le medal race non importa se ce n'è troppo o troppo poco, l'organizzazione vuole farle per il pubblico che è qui presente. E davvero le condizioni erano toste, siamo partiti molto male, non siamo riusciti a far accelerare la barca, siamo stati costretti a virare subito, però fortunatamente il campo di regata era molto, molto vario e questo ci ha permesso di andare a cercare le pressioni, andare in avvicinamento e arrivare alla boa di mulino in testa. È stata da lì, non è stata facile comunque perché il vento continuava a calare e quindi rimanere lì davanti non era scontato. Ci siamo riusciti, siamo sicuramente soddisfatti. Sì, una bella dimostrazione comunque anche appunto di avere, come dici giustamente te, di tattica e di strategia di regata. Siete più arrabbiati per il quarto posto finale, fondamentalmente mi sembra 6 punti da Bandok, dal bronzo, oppure soddisfatti perché avete chiuso con una vittoria in medal race, ieri avete fatto una giornata strepitosa, una vittoria anche ieri, nelle ultime 5 prove medal comprese ne avete vinte 3 fondamentalmente, per cui penso che sia anche un ottimo segnale, vero? Ma siamo contenti perché abbiamo in questa regata avuto la dimostrazione che possiamo vincere le prove e i campionati, ma lo sapevamo già, ma diciamo averne conferma è sempre piacevole. Rimane che abbiamo fatto un campionato terribile dal punto di vista dei rischi che abbiamo preso, degli errori gravi commessi, quindi sì, cioè, abbiamo fatto qualcosa di buono, ma sappiamo che siamo capaci di fare qualcosa di buono, cioè quello direi che è il minimo indispensabile, quindi no, direi delusi per il quarto posto. Silvia, ieri Vittorio raccontava del suo amore per Weymouth, un posto effettivamente dove si respira bene in ogni angolo. Tu sei rimasta colpita anche tu particolarmente? Ovviamente è un bel posto, ad oggi forse non è il mio preferito, anche perché non sono amante del freddo. Questa è principalmente la vera ragione per cui non sono innamorata folle di questo posto, però le regate sono state davvero molto divertenti, molto aperte e questo sicuramente è un plus per Weymouth. Prossimo next stop? Casa, e poi andiamo ad allenarci un pochino ad Aarhus, dove abbiamo il mondiale i primi di luglio. Appuntamento importantissimo di questa stagione. Conoscete già il campo di regata di Aarhus in Danimarca? Per niente. So solo che va freddo anche lì. Sì, è una condanna. Per niente, ma a voci, così a racconti, sembra che sia un campo molto tipo questo, dove passano tante perturbazioni, molto aperto, quindi ci piacerà sicuramente. Benissimo, grazie mille ragazzi. Ciao.